Ha facoltà è iscritta a parlare la relatrice senatrice Faggi, che ha chiesto autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatrice. Grazie, buonasera. Prima di iniziare mi associo anch'io alle parole di ringraziamento del collega Santillo, innanzitutto a lui, con cui ho avuto modo di lavorare in maniera proficua, a tutti gli uffici, sia gli uffici del Senato che ministeriali. Un particolare ringraziamento al Vice Ministro Rixi per il supporto tecnico e politico profuso in questi giorni e anche al Ministro Toninelli e ai sottosegretari Crimi e Sant'Angelo. Nel corso della 18ª legislatura sono stati posti in essere una serie di provvedimenti legislativi di intervento in favore dei territori del Paese interessati dagli eventi sismici degli ultimi anni. Si tratta dei decreti legge 55 del 2018, 91 del 2018, 109 del 2018, 32 del 2019, nonché della legge di bilancio 2019, legge 145 del 2018. Circa il 50% di queste risorse, ovvero 700 milioni di euro, è stato assegnato nell'anno 2019, mentre per l'esercizio 2020 sono stati concessi circa 238 milioni di euro, pari circa il 18% del totale delle risorse stanziate. Per l'esercizio 2018 sono state approntate nuove risorse per circa 185 milioni di euro, pari al 14% del totale di risorse previste nel periodo 2018-2023. Infine, nel triennio 2021-2023 sono stati stanziati circa 220 milioni di euro complessivi, con un'assegnazione di risorse man mano decrescente all'avvicinarsi dell'anno terminale del periodo considerato. Nel complesso, le nuove risorse stanziate ammontano a circa 1 miliardo e 350 milioni per il periodo 2018-2023. In ultimo, occorre segnalare che con la legge di bilancio 2019 sono stati stanziati fondi per circa 360 milioni in favore non di specifici eventi sismici, ma più in generale per emergenze e calamità nazionali. Venendo invece agli articoli di legge della conversione in legge del decreto legge numero 32, si parla anche di ricostruzione a seguito di eventi sismici. L'articolo 5 di eventi sismici e di rigenerazione urbana. L'articolo 5 del decreto legge reca norme in materia di rigenerazione urbana. In particolare esso prevede che le regioni e le province autonome debbano adottare deroghe al decreto ministeriale numero 1444 del 68 sugli standard urbanistici, nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde, ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un aspetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Ciò al fine di orientare i comuni nella definizione dei limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati. L'articolo prevede inoltre che in ogni caso di demolizione e ricostruzione quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Le disposizioni finalizzate a favorire la ricostruzione nei comuni della regione Molise e dell'area Etnea, indicati nell'allegato 1 al decreto legge, contenuto nel capo 2, articoli dal 6 al 20, in via generale dispongono la nomina in ciascuno delle due aree geografiche di un commissario straordinario per la ricostruzione che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 ed opera nell'ambito
rispetto delle competenze e delle funzioni assegnate in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, avvalendosi di una struttura posta alle sue dirette dipendenze. All'articolo 6 le commissioni riunite hanno approvato un emendamento che prevede che i piani predisposti dai commissari siano finalizzati, oltre che alla trasformazione ed eventualmente alla delocalizzazione urbana, anche alla riparazione e alla ricostruzione degli immobili, privati e pubblici. All'articolo 18 sono state apportate alcune modifiche in materia di struttura dei commissari, prevedendo che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del commissario siano esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura, che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, che la struttura cessi non alla data di scadenza dell'incarico del commissario, come previsto dal decreto legge, bensì alla data di scadenza della gestione straordinaria prevista per il 31 dicembre 2021, che alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti dell'articolo 18, si provvede nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021. Le commissioni riunite hanno previsto l'inserimento all'articolo 7 tra le suddette funzioni degli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati, nonché il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici. È stato inoltre previsto che il piano di microzonazione che i commissari devono predisporre d'intesa col Dipartimento della Protezione Civile sia circoscritto ai comuni di cui all'allegato 2, per i quali non siano già stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per l'adozione dei medesimi strumenti. I commissari sono infine stati autorizzati ad avvalersi nello svolgimento delle loro funzioni di Invitalia. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità, il provvedimento ha istituito un apposito fondo per la ricostruzione, con una dotazione iniziale di 275 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023, da assegnare alle contabilità speciali intestate ai due commissari straordinari secondo la ripartizione indicata nel provvedimento. Con particolare riferimento alla ricostruzione privata, le disposizioni del decreto prevedono innanzitutto la concessione di contributi per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati distrutti o danneggiati, secondo priorità stabilite dai commissari sulla base dell'entità del danno subito, specificano le tipologie di intervento di danno e di immobili ammissibili al finanziamento, che può arrivare a coprire il 100% delle spese, individuando i soggetti beneficiari e disciplinando la procedura per la richiesta e la concessione di contributo. Questo agli articoli 9, 10 e 12. Cerco di abbreviare perché capisco che il tempo è... Ancora un minuto e mezzo secondo, diciamo, la prassi, ma può anche scorare. Prego, senatrice, l'avviso io. Allora, se mi permette, io passerei direttamente alle parti che sono state modificate, perché il testo del decreto, quello dove è inalterato, per cui se i senatori colleghi interessati seguono possono sapere quali sono le parti che sono state oggetto di modifica. Benissimo, le ricordo che può anche allegare la parte restante della relazione scritta. Prego. Grazie Presidente. Le commissioni riunite hanno esteso il divieto di concessione dei contributi già previsto dal decreto legge nel caso di immobili danneggiati, oggetto di ordini di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale, ai casi in cui il provvedimento di demolizione o ripristino sia stato impartito dall'autorità amministrativa.
Hanno inoltre disposto che per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, all'istanza di concessione dei contributi, debba essere allegata la documentazione attestante il possesso, da parte dell'impresa affidataria, dei lavori di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento. Le commissioni riunite hanno previsto che al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di ricostruzione pubblica, i commissari sono autorizzati a provvedere direttamente agli interventi per i quali l'ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore e che i commissari acquisiscano i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti anche mediante apposita conferenza di servizi ai fini della valutazione dei progetti presentati dai soggetti attuatori. Le commissioni riunite hanno stabilito che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati possano essere affidati dai privati a soggetti che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e che non si trovino in condizioni ostative al rilascio del DURC. Esse hanno inoltre introdotto l'affidamento diretto degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro. Sopra i 40.000 euro resta la procedura negoziata previa consultazione di 10 soggetti, specificando che debbono essere non genericamente dei professionisti, ma soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici, ma viene eliminato il ricorso al criterio del minor prezzo, fatta eccezione per particolari comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Le commissioni riunite hanno raddoppiato il contributo straordinario a favore del Comune dell'Aquila, prevedendo non solo 10 milioni per il 2019, ma anche per il 2020, differito dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine fino al quale le persone fisiche, residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione. Le commissioni riunite hanno riconosciuto al commissario straordinario e agli esperti le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alla loro attività nel limite complessivo di 80.000 euro per il 2019 e per il 80.000 per il 2020. La invito a concludere, sì, senatrice. Ho quasi finito. Le commissioni riunite specificato che nel caso in cui i soggetti assunti dai comuni per gli uffici speciali per la ricostruzione siano professionisti, è necessaria una dichiarazione di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, i quali possono essere conferiti incarichi di progettazione e di direzione dei lavori. In ultimo, le commissioni riunite hanno introdotto l'affidamento diretto degli incarichi di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro.
Sono previste le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti, che possono essere curati dai comuni d'intesa con l'ufficio speciale per la ricostruzione, non solo per gli immobili privati che risultino classificati inagibili con esito B o C, come previsto dal decreto legge, ma anche le E, limitatamente al livello operativo L4. Nei comuni che presentano più del 50% di edifici dichiarati inagibili con esito E, è prevista autorizzazione comunale. E poi tutta un'altra serie di previsioni urbanistiche che riguardano, di agevolazioni urbanistiche ed edilizie che riguardano la ricostruzione sia privata che di immobile. In ultimo si ricorda che le commissioni riunite hanno previsto l'istituzione di due fondi finalizzati all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle scuole e nelle strutture sociosanitarie, socioassistenziali per anziani e persone con disabilità a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, al fine di assicurare la più ampia tutela a favore rispettivamente dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché dei soggetti ospitati nelle strutture suddette. Grazie Presidente. Grazie. Senatrice.